E io sono in compagnia di due ragazzi che hanno trasformato il Mal d'Africa in un'idea imprenditoriale solidale. Voglio dare il benvenuto ai cofondatori. In realtà sareste tre e manca Maria, lo possiamo dire. Andrea Cucalaba e Paul Burggraf. Benvenuti. Ciao, ragazzi. Grazie, buonasera. Ecco, noi abbiamo un tavolo, diciamo così, imbandito con tante colorate espadrillas. Vogliamo capire come mai tre giovani, appunto compresa anche Maria Terminio, è corretto? Esatto. Voi avete 27 anni? Sì, giusto. Ecco, quindi giovanissimi diventano imprenditori, fondano un'azienda, mettiamola così, in Africa, ma c'è un'idea di fondo, se me lo concedete, vorrei che me lo spiegaste. L'idea sostanziale è stata quella di creare un ponte di collegamento tra Svizzera e Sudafrica. Il tutto è nato da dei viaggi che ha fatto Paul negli ultimi anni facendo avanti e indietro da Sudafrica, dove appunto ha conosciuto Arnold, un artigiano sudafricano, che è l'artefice insieme ai suoi fratelli e al team che coordina Paul giù dei prodotti che vediamo esposti qua sul tavolo. Ecco, Paul, uno potrebbe dire, ma come hanno fatto tre giovani 27enni, quindi con l'esperienza che può avere un ragazzo di neppure 30 anni, a fondare, a creare, a dare avvio a un'impresa di questo genere? Chi vi ha aiutato? In realtà io sono andato in Africa già 10 anni fa la prima volta, quindi ho raccolto un sacco di esperienza giù sul posto, ho fatto tanti contatti, tante connection, tra l'altro ovviamente quello con gli artigiani che adesso lavorano per noi. Ci hanno aiutato poche persone in realtà, ci siamo fatti prendere dalla cosa, siamo partiti, è partito molto modestamente con Facebook, qualcuno che credeva a noi, che ci ha dato degli ordini e quindi portavamo delle scarpe, e poi si è evoluta abbastanza, diciamo, tutto questo grande viaggio. Ecco, vogliamo spiegare allora come si concretizza il tutto? Cioè, quante persone lavorano in questa, diciamo così, impresa? Persone che lavorano giù. Esatto, sono persone che lavorano giù in Sudafrica, sono principalmente tre shoemaker, quindi le persone responsabili di tutto l'assemblamento delle scarpe, seguiti poi da un gruppo di assistenti che gli danno una mano per i vari processi di produzione. L'idea sostanziale e la vera forza del progetto sono i social media, cioè noi oggi attraverso gli strumenti come Facebook, un sito internet, i vari social network come Instagram, siamo in grado di parlare direttamente ai nostri clienti, essere estremamente trasparenti e farli vedere anche tutte le fasi della produzione. Quindi quando Paul è giù, documenta attraverso fotografie e la gente si è entusiasta, cioè, non vedeva l'ora di vedere i modelli, e alla fine il responso è stato estremamente positivo. E poi adesso che è arrivato il caldo, beh, adesso diciamo che il periodo è perfetto. Ecco, perché sono scarpe solidali? E questo è il punto. Noi dall'inizio abbiamo scelto di dare delle condizioni di lavoro fair e soprattutto di dare dei salari, delle retribuzioni che sono ben oltre la media del Sudafrica. È una scelta, per noi è stata ovvia in realtà, non è mai stato un discorso, e poi ci siamo resi conto che effettivamente le persone piaceva questo concetto. E abbiamo continuato su questa linea e stiamo implementando sempre più cose che ci rende sempre più social in questo senso qua. Chi ci segue sa quello che stiamo facendo e può scoprirlo tramite appunto i nostri social media sui quali siamo molto attivi. Abbiamo anche una bella risposta, siamo molto felici. Voi dove abitate? Qua nel Luganese. Ah, quindi sì. Siete tre ragazzi del Luganese. Ecco, è già difficile gestire, mandare avanti un'azienda piccola, grande che sia, qui, ecco, sul posto. Voi avete in più la difficoltà di avere a che fare con comunque lavoratori, un'attività che si svolge a 10.000 km da qui, insomma, in Sudafrica. Quali sono i problemi maggiori che riscontrate in questa attività? Ma principalmente, vabbè, Paolo è fondamentale in questo in quanto funge da nostro contatto diretto. Per noi avere Paul appunto è la comunicazione tra Svizzera e Sudafrica. Lui penso che i problemi che riscontri siano un po' di natura più tecnica, ovviamente gestire così tante persone e cercare di organizzare la produzione seguendo, soprattutto penso rispettando delle tempistiche, certo. Perché per noi è ovvio magari parlare con lui e dirgli
va bene, facciamo questa cosa e la facciamo così. Poi in realtà lui si trova confrontato con delle problematiche che sono ben diverse da quelle che sono alle nostre latitudini. Sono tanto sicuramente la burocrazia di un altro paese, che penso che già quello fa tanto. Oltretutto è un paese africano che non ha infrastrutture come le nostre in questo senso. E già in Svizzera abbiamo avuto le nostre difficoltà, perché appunto ci siamo presi un po' per mano l'un l'altro e ci siamo portati attraverso questo viaggio. In Africa è stato effettivamente una cosa abbastanza complicata. Siamo riusciti però, quindi niente, è possibile, è fattibile. Sì, il bello è ingegnarsi, sì. cioè il bello di questo progetto è che ovviamente, non essendo una società costituita, non c'è uno schema, un modello da seguire. Ogni giorno incontriamo dei problemi e la vera abilità sta nel risolverli nel modo più celere possibile per arrivare al risultato finale. Ecco, voi siete nati appunto come startup. Diciamo che la bontà del progetto è quella che fa sì che poi se ne parli, ne parliamo noi, sono stati scritti degli articoli. Quindi ottimi intenti. Mi avete detto qualche cosa, la rispondenza sembra essere buona. Ma è vero che adesso cominciano a chiedervele anche, avete parlato dei social media, social network, anche alcuni negozi in Svizzera? Cioè sta andando forse quasi oltre le vostre aspettative? In realtà io l'ho sempre detto, ragazzi, portiamo un prodotto, portiamo una grande bella idea, piacerà e avremo successo sicuramente. Adesso stiamo cercando di gestire questo successo in realtà, perché ci sono delle richieste quasi troppo lusinganti, nel senso che non sappiamo nemmeno come gestire, perché appunto siamo dei giovani, non abbiamo per la mano qualcuno che ci sta trasportando e quindi avere a che fare con dei negozi, con delle strutture anche affermate, siamo alle prime armi in questo senso, però penso che anche in questo stiamo facendo un lavoro abbastanza buono e sì, ci troverete presto in vetrine. Beh, allora ragazzi, io vi faccio i complimenti, vi seguiremo, ecco, e poi l'avete detto, la stagione è ottima, un lancio in questa stagione è la cosa ideale. Poi magari, non lo so, vi specializzerete in stivaletti in vista dell'inverno, esatto. della stagione fredda.